L'Aquila gioca in notturna al Franchi di Siena nell'anticipo della 14ª giornata del girone B di Lega Pro. I rossoblù di Carlo Perrone, reduci dalla brillante vittoria in casa contro il Prato, vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo. La strategia è chiara: fare più punti possibili nelle ultime tre gare prima di Natale, così da rimpolpare la classifica in vista della penalizzazione che arriverà dopo l'11 gennaio per il nuovo processo sul calcio scommesse. Si inizia da Siena, dove sarà fondamentale portare almeno un punto a casa. Non sarà facile contro il club toscano, che in settimana ha provato a scuotere l'ambiente con l'avvicendamento in panchina tra Astori e Guido Carboni, che ha potuto però allenare solo due volte i bianconeri, prima della sfida contro il rossoblù di Perrone. Se sia un vantaggio o meno per l'Aquila lo dirà solo il campo. Sul fronte formazione resta in dubbio fino alla fine lo schieramento tattico. 3-5-2 o 4-4-2? Di sicuro mancherà Manuel Mancini per squalifica e Giacomo Ligorio a causa di una contrattura al polpaccio. A centrocampo dovrebbe rivedersi Vittorio Triarico, ma non è esclusa la sorpresa Nicolas Benzaglia, da settimane ai margini dopo un buon avvio di stagione.